è il mare della grande poesia giapponese e della poesia tradizionale italiana, che si incontrano insieme, due grandi correnti della nostra letteratura, si incontrano a Lucca Comics and Games 2019, Area Japan, Complesso San Francesco, Cappella Guidigi, ore 17, mercoledì 30 ottobre. Akamon, la Porta Rossa, l'incontro tra due tradizioni grandissime e degli oceani di emozioni. Venite a incontrarli, venite a Lucca Comics and Games. Ho lavorato per anni sulla poesia di tradizione, tutte le forme tradizionali, il sonetto, la Sestina Lirica e l'haiku. Akamon è tutto questo, un distillato di forme tradizionali. È una raccolta di tradizioni, innovazione e cultura pop insieme. Akamon, la Porta Rossa. Shibuya Men. Steli di peli vive, corolle di ciocche, che neanche nostra madre seppe tesserci. Gangianti corazze di squali antichi, chiglie specchiate da miraglie arrossite per vergogne di madrepore coralli, spuma d'anemoni, benessere agli ibischi degli incroci, saturanti lucori a led di Shibuya. I padri, sepolti nel profumo degli inoki, guardano a vuoto. Ci siamo perduti in nebbie rigogliose, immuni al ferro sporgente dei sepolti. Noi, più remoti di un'isola di fumo. Mercoledì prossimo, 30 ottobre, ore 17, Complesso San Francesco, Area Japan, Lucca Comics and Games 2019. La poesia tradizionale giapponese in lingua italiana incontra il pop. Poesia e manga si incontrano a Lucca in Area Japan. Ho dedicato questo volume alla Porta Rossa, segno del passaggio verso nuovi mondi, verso nuove realtà. Ed ecco qua l'incontro della poesia di tradizione con la poesia italiana che riprende le forme giapponesi classiche. Un incontro tra classicità e pop che non dovete assolutamente perdere. Akamon, la Porta Rossa, a Lucca Comics and Games, dove il manga e il Giappone incontrano la poesia e la letteratura italiana.